Buon salve pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica puntata di Harry Potter Hogwarts Mystery. Eccoci qua che siamo pronti a vedere i nuovi eventi. I nuovi eventi, in pratica, abbiamo questa strana ranocchia color fluo, tipo psicologicamente sto soffocando. Quindi, ragazzi, insomma, bisogna darsi proprio da fare perché quella ranocchia mi piace un sacco. Ma adesso dobbiamo finire queste lezioni e le finiremo in fretta, ma veramente in fretta. Ma prima di finirle vi ricordo che nel gruppo i pixelini stiamo parlando, stiamo facendo un sacco di cose. Quindi mi raccomando, tutti iscrivetevi al gruppo i pixelini su Telegram perché ci facciamo un sacco di risate. Ma adesso bisogna fare silenzio, ma prima ancora, sigla! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta! Non mi sembra che ci sia un po' di storia interessante, quindi vi salto la lezione. Vediamo giusto il preambolo per vedere se ci dice qualcosa che può interessarsi. Interessarci. Silenzio, ragazzi, è ora di cominciare la nostra lezione su silenzio, l'incantesimo silenziatore. Questa era una battuta, signor Flitwick. Terribile, signor Vitius. Gli studenti che chiacchierano saranno di scopriranno di persona che effetto ha. Osservate attentamente mentre lo eseguo. Ragazzi, questo lo salto, va. E quindi, ragazzi, finalmente abbiamo finito e possiamo lanciare silenzio. Dai, non è neanche troppo difficile da lanciare. Ole, ola. E ora facciamo silenzio! E quindi per il resto del video dovrò parlare così, perché ho fatto silenzio e non posso parlare diversamente. E in realtà no, ragazzi, scherzavo, abbiamo fatto questa lezione, quindi muoviamoci velocemente e andare a studiare le fate. Perché poi c'è una bellissima sorpresa, è finalmente uscito il nuovo capitolo. Sono felicissimo di questa cosa e alcuni di voi, cioè una persona, mi ha detto. Nel mio gruppo Telegram, i pixelini, quindi nel caso che non sia vero, andate subito tutti a infamarlo e a dirgli guarda che sbagli, non fatelo, voglio solo persone gentili, simpatiche, siamo tutti amici in quel gruppo, ma nel caso che abbia sbagliato, insomma, bisogna fargliela pagare in qualche modo. Attenzione, nessun insulto, se no verrete bannati. Mamma mia, anche qua non c'era una storia, che tristezza. Un po' di storia, un po' di persone che ci vogliono parlare, niente, proprio niente. Sviluppatori, non fate le cose tanto per. Oggi studieremo le fate. Nonostante siano piccole, sono creature estremamente pericolose, per via degli standard di bellezza irrealistici che creano. E quindi finalmente, finalmente abbiamo finito anche questa fantastica missione e possiamo continuare con la nostra avventura. Mamma mia, com'erano carine le fate. Ah. Abbiamo finito il capitolo, abbiamo sprecato 1000 monetozze perché siamo ancora al massimo, 2000 esperienze e finalmente capitolo 7. Vita e morte di Dunganossa. Mi piace chiamarlo così. Dunganossa sa dove si trova la mappa del malandrino, ma incolpa tuo fratello della sua morte. Per raggiungere la mappa dovrai scoprire cos'è accaduto. Iniziamo qua e non prendiamo questo perché altrimenti perdiamo altri soldi e speriamo di non dover aspettare delle ore. Oh, che bello, non dobbiamo aspettare. Qui abbiamo ancora 4 giorni per finire, siamo già a 18 su 88, siamo a buon punto, insomma. Nel mentre abbiamo anche fatto gli incantesimi, silenzio rende la vittima temporaneamente muta, utilizzabile nei duelli. Forse è muta, quindi non può lanciare l'incantesimo. Molto interessante. E oltre a questo abbiamo anche fatto fata, ma guarda come sono carine, anche se qui è nuda,
Non vorrei finire nelle restrizioni, quindi chiudiamo qua. Ma ragazzi, bisogna assolutamente andare a parlare con Hagrid. Mentre qua ci abbiamo lo stridiosporo, che non so cosa sia, e i pixie. Non l'avevamo già fatti, ragazzi? Ragazzi, io mi ricordo che avevamo già fatto i pixie. Che dite? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Finalmente possiamo rientrare dentro la capanna di Hagrid. Mi piace un sacco. E poi quell'omino lì però non la tiene per niente pulita. Nel mentre carica il gioco, vi ricordo che vi lascio in descrizione la versione di Harry Potter Quest Mystery per computer, dove potete giocare a questo fantastico gioco su computer. È tornato il mio amico Snasino. Che carino. Fra poco poi esce finalmente di nuovo Animali Fantastici e Dove Trovarli. Il 2 al cinema, il 9 novembre mi sembra? Non mi ricordo. Bisogna assolutamente andarlo a vedere. Voi andrete a vederlo? Fatemelo sapere nei commenti. Comunque, insieme alla versione di Harry Potter Quest Mystery per computer, che potete usare anche per scaricare qualunque altra applicazione per Android, perché è un emulatore BlueStack, vi lascio sotto anche il programmino per poter streamare e registrare i vostri gameplay, quello che uso anch'io. Ip, ibli, ivirp. Ok, signora Sticello, questo fa... indoviniamo. Thor farà burp, barp, ah no, farà bau, bau. E lui farà... Vorrei sapere perché è qui. Ho molta paura. Rocky, vieni a divertirti con noi. Non abbiamo il tempo. Non abbiamo il tempo perché dobbiamo prendere la rapa del malandrino, trovare il tipo, togliere Beatrice da quel quadro e finalmente poter portarci a letto. Dare le carezzine e le coccoline a Penny. Non mi aspettavo di vedere Falce Dolce. Sì, in effetti è vero, non lo aspettavo. Ma come sei bello. 10 minuti di Falce Dolce così. Scherzavo, dai. E Newt? Ah, quindi questo coso qui ha un nome? Cioè, ovviamente questo è di Animali Fantastici. Almeno Newt dovrebbe essere quello di Scamander, il cosino, ma non sapevo che... Ragazzi, abbiamo già incontrato questo asticello? Non mi ricordo. Voi avete la memoria che è più furba della mia. Io purtroppo sono un po' andato, quindi fatemi sapere... Cosa ne pensate? Cioè, l'avete già visto voi? Cioè, io l'ho già visto, non mi ricordo, piango. D'accordo, c'è dei problemi, dei grossi problemi. È una vera e propria festa per creature. Hagrid, perché i sviluppatori ti hanno fatto così cretino? Ok, va bene, sì, ma non così tanto. Cioè, Hagrid, per favore, smettila. Thor invece non è molto felice. Si vorrebbe mangiare l'asticello? Anche io lo vorrei fare. Non serve essere geloso, Thor. Si chiama Thor questo cane. Anche i cani sono i benvenuti. Allora, cosa gli chiediamo? Che ci fanno qui queste creature? Ti ricordi di Duncan Ossa o sai della mappa di Malandrino? Non so cosa scegliere. Perché sai della mappa del Malandrino ha un livello più alto. Che ci fanno qui queste creature? In realtà non me ne frega assolutamente una beata... Mink, perché Hagrid è pazzo e... Perché ci fanno qui le creature? È perché Hagrid è pazzo, quindi io andiamo direttamente al dunque, tanto non lo so. Oh, bello, hai sentito parlare della mappa del malandrino, Hagrid? Ne sa di no, questa è una cosa... Aspetta, però questo non si tiene nessun segreto, quindi se lo sa ce lo dirà. Ricordo che anni fa girava qualche voce a riguardo, ma questo è tutto quello che so. Perché me lo chiedi? Perché la sto cercando, brutto imbecille. Omone. Ho cercato di averla dal fantasma di uno studente chiamato Duncan Ossa. Quindi se avessimo risposto quell'altra, avrebbe saltato quel pezzetto di conversazione, presumo. Se voi avete scelto l'altra opzione, mi fate sapere? Ma lui rifiuta di parlarmi. Mi ricordo di Duncan. Era un amico di tuo fratello. Un vero peccato, quello che è successo. Era troppo giovane per morire. Sai com'è morto? Sembra che lui dia la colpa a mio fratello. Non esattamente, ma ti dirò quello che so. E te lo dirò con un sacco di energia. Che palle. Un'ora soltanto? Un'ora sola ti vorrei. Tutta l'energia che non sai. Vediamo di sbrigarci.
Sono venuti un paio di volte a chiedermi degli ingredienti per pozioni. Ecco, ah ok, questo l'ha detto Hagrid, d'accordo. Duncan era una peste perfino peggiore di Tulip e Tongs. Questo è impossibile. Impossibilissimo. Bau. Ah no. Penso che Thor sia preoccupato. E non per queste creature. E per chi allora? Forse per Hagrid che è impazzito? Boh. Quante altre creature sono nascoste qui dentro? Meglio che non lo sai. Ricordo che cercavano delle scope. Alle loro era successo qualcosa. Interessante. Per fortuna Hagrid non indossa gioielli. E non credo che ne abbia. Snurk, snurk, snurk. Vediamo un po' qua se ci dice qualcosa di nuovo. Bau. Thor dice Bau. Questo l'abbiamo fatto. E ragazzi, direi che tutto il resto l'abbiamo già fatto. Quindi ci sbrighiamo velocemente, più velocemente che possiamo. Tipo ta-ta-ta. E abbiamo fatto. Mamma, mamma, mau. Eccoci qua. Ecco fatto, abbiamo praticamente finito l'energia, ma abbiamo fatto questa cosa nuova. Vediamo un po'. Vi ricordo che tra l'altro dovrebbe essere uscito anche il capitolo 8, se non erro, eh. Confermatemelo sempre qua sotto nei commenti. Io lo spero tanto. Però non vorrei che avendo fatto uscire due capitoli ora per chissà quanto ci rimarrà fermo. Speriamo in qualche missione secondaria, sono carine a volte. Beh, se entrambi stavano cercando delle scope dopo che le loro si erano rotte, potrei chiedere a Madame Boomp. Madame Hooch, Madame Boomp, vabbè, insomma, qua lì. Grazie dell'aiuto, Hagrid. Sì, ha fatto molto per noi, vabbè. Di niente, Rocky. Vabbè, dai, ci ha detto delle scope, però chi se ne... vabbè. Ci si vede, falce dolce. Ma com'è bello quello naso. Un giorno o l'altro glielo rubo. Quando ammazzerò la Rake Pig, cosa che non posso ancora fare perché continuo a ripetere che secondo me Silente, essendo che non c'è, non c'è perché è stato rapito dalla Rake Pig che prende le sue sembianze, eh? Questa cosa c'è lo stesso, c'è sempre. A presto, Newt. Sì, Scamander. Dove l'hai lasciato Scamander, eh? Dai, Newt, dimmi qualcosa del nuovo film. Qualcosina, piccolino piccolino. No, eh. Vabbè, peccato. Ip! Non credo che... Ok, magari... Ah, ho capito! Il nuovo film parla di Silente. Vabbè, ma lo sapevamo già. Cavolo. Ciao Thor, ma dobbiamo salutare ogni singolo animale? Thor, non mi ringhiare, t'ho salutato, eh. Fotto un culo, cagnaccio di merda. Perché sei arrabbiato con me? Ti ho salvato dal tranello del diavolo. Sì, 2000 anni fa, era il primo anno, se non erro. Siamo al quinto. Cioè, che cavolo. Non badagli, Rocky, è solo che gli dispiace che te ne vai. E mi ringhi addosso. Dovresti farmi le feste e... tira... vabbè, guarda. Bau. E fai Bau, Thor di Mercole. È un bambinone, lui. Mamma, mamma, mao. Ora bisogna mettersi a parlare con Madame Hooch. Madame Boomp in italiano. Ricordo che io odio le traduzioni vecchie. Bisogna assolutamente fare quelle nuove. Siamo ancora primi qua, per fortuna. Con un buono scarto, direi. Quasi... quasi 100 punti da... Sì. I tassetti, i corvetti e i serpenti qua non hanno proprio nessuna speranza. E sto notando che le missioni si stanno avvicinando al livello 24, quindi mi devo assolutamente sbrigare a aumentare. Però uno di voi mi ha detto che, e questo lo dico anche a voi perché comunque se siete indietro e state aspettando i miei video per andare avanti col capitolo o altro, vi ricordo di portare Tulip a livello 6. Perché sarà richiesta in un capitolo, cioè in una missione, così mi avete detto. Per fortuna non mi avete fatto lo spoiler, perché sennò mi arrabbiavo. E quindi bisogna assolutamente fare questa cosa il più velocemente possibile, perché tanto sono sempre le solite cose, però insomma, io ogni volta lo faccio e spero sempre che aumentino delle domande. E non lo fanno mai, maledetti, sono sempre le solite... Ah, aspetta, tu hai un rospo. Questa, ecco, questa non era quasi mai capitata, eh? Non mi era mai capitata, vero, nei video? Non mi sembra, no, non credo. Vabbè, ragazzi, comunque io sto... Vi racconto queste cose, vi racconto una cosa. Sto pensando di aprire una pagina Facebook un pochettino strana. Devo ancora decidere le cose. Però sono pronto... Cacabomba, credo, sì.
Sono pronto a fare un sacco di cose, per esempio sul mio account Instagram, quando raggiungerò i 1000 follower, come ho già detto, comincerò a fare tutta una serie di nuovi video molto più particolari. Oh, livello 6, ok, l'abbiamo fatta, quindi 10 di energia, utilissimi. Quindi ragazzi, mi raccomando, venite a seguirmi perché, insomma, foto di Harry Potter, eccetera, molto... Il 4, tecnicamente, andrò a Lucca Comics. Ma amicina bella, la mia amicina bella. Andrò a Lucca Comics, quindi mi raccomando, usciranno un sacco di foto, un sacco di storie su Lucca Comics, eccetera. Quindi mi raccomando, non perdete assolutamente niente. Per chi non sa cos'è Lucca Comics, è una manifestazione del fumetto, una delle più famose d'Italia, se non la più famosa, se la compete con il Romix, però secondo me Lucca Comics è molto più grande, perché in pratica prende tutta la città di Lucca si trasforma con fumetti, cosplay e tante tante altre cose. Quando è che potremo andare qua? Nell'anno 7? Nell'anno 7 da Mirandia, ma io volevo le caramelle. Vabbè, ragazzi, direi che per la puntata di oggi ci fermiamo qua, abbiamo fatto abbastanza cose. Domani parleremo con Madama Hooch, con Madama Bumpo, come cavolo si chiama, e bisognerà anche andare a fare un pochettino di lezioni, ma queste probabilmente le farò off camera. Quindi ragazzi, direi che per oggi è tutto, mi raccomando di mettere un bel mi piacione al video, mi raccomando di cliccare mi piace, con 150 mi piace mi fate felice, se sono di meno mi metto a piangere, pazienza. Ci vediamo nella prossima puntata, mentre vorrei andare anche nel salice... Non ce la faccio a chiamarlo così. Questo non si chiama salice schiaffeggiante. Si chiama platano picchiatore. Se questo ti picchia, ti ammazza, non ti fa lo schiaffetto. E quindi ragazzi, per oggi è tutto. Mentre chiamo Thor, woof woof. Fatto, il misfatto.